Ciao ragazzi, sono Reskillers con un altro video di Diablo 4. Oggi parliamo di cadaveri, ovvero persone da poter lootare una volta uccise e mostri da poter lootare una volta uccisi e chest, quindi forzieri. Ci sono dei bug che stanno un po' affliggendo raramente parte del gioco e che non sono stati ancora fissati, quindi prima di passare come al solito al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi i miei nuovi video e di venirmi a trovare nei pomeriggi su Kick. Mi trovate a streamare solitamente Diablo, ma magari ci saranno anche altre cose. Quindi bando alle ciance ed andiamo al video dopo la sigla. Legends never die, they become a part of you. Ed eccomi qua ragazzi con uno dei due filmati incriminati. Il primo è un problema che è stato riportato anche durante la beta, quindi è successo più volte, ma è stato totalmente ignorato nel fix. Vi mostro il video dove potete vedere che un cadavere viene lootato praticamente all'infinito. Come potete vedere, anche se non è in alta definizione, inizia a lootare e continuano ad uscire materiali, gold, oggetti di varia natura. Era di livello 7, ma è capitato anche, questa è la testimonianza che viene detta su altri siti, tra cui Reddit, è capitato anche a persone di livello più alto che si sono, diciamo, ritrovate con un cadavere da poter lootare più e più volte finché non hanno riempito gli slot ed hanno smesso di farlo. Quindi, diciamo così, se ne sono approfittati. Come abbiamo visto, anche per gli oggetti unici non è stato diciamo riportato nulla, non è successo niente, anzi addirittura quelli del bug degli oggetti unici se li sono tenuti, quindi la gente adesso sta facendo lo stesso. Ma quello interessante è quello che vi mostro adesso dei loot della chest. Eccolo qua, una chest buggata, la possibilità di lootarla all'infinito con delle prove video che sembrano essere vere perché, ripeto, non è successo soltanto ad una persona ma anche ad altri, e qui si può vedere come addirittura si riempie di oggetti anche unici, quindi parliamo non solo di leggendari ma di leggendari ancestrali ed unici. Guardate come continua velocemente a cliccare, a spammare, guardate quello che esce di tutto ragazzi, leggendario unico, Sacred, Ancestral, che più ne ha più ne metta, c'è di tutto in questi loot. Come al solito la visuale non è in alta definizione, ma adesso se possiamo mettere lo stop, guardate quanti oggetti, fra cui, ripeto, oggetti unici che si possono vedere facilmente. Ragazzi, cosa ne pensate di questo bug? È da approfittarne, come magari farà qualcuno? È da segnalarlo e non toccar nulla? Allora, viste le diciamo così, le novità da parte della Blizzard e del fatto che quando c'è stata l'Eltide con gli oggetti unici ha sì fixato ma ha detto non ci sono problemi, i giocatori se li possono tenere, io direi che con questi potremmo fare lo stesso. Quindi se vi capita una cesta del genere, spammate i click. Un saluto a tutti da Reskillers, ciao.